questo giornalino ti ho detto che dovevo raccogliere tutte le cose, tutti i fatterelli più nascosti e meno conosciuti, e ci riprese quella tradizione che altri studenti prima di noi avevano già fatto, perché il 54 e il 55 fu quello che fu, con il primo numero, vuoi sapere la storia dell'uscita del primo numero? Sai bene che ci fu un personaggio che richiese di essere censurato e ci aveva minacciato, disordendo ciò. E andammo a divulgare, a vendere il giornalino la sera prima di San Paolo a Leden. Sì, qui scrivi in bisacchi. Ah, sto. Allora chi ci guardava? I grandi successi furono con il secondo, il terzo, il quarto, che arrivammo a una stampa, mi sembra, di 2000 copie. Era per leggere le disgrazie degli altri, però era tesi in particolare perché avevano paura che ci fossero non ci sono mica io. E allora da vedere che prendevi il giornale in fretta, e se qualcuno era dentro il giornalino spariva. Il primo anno una denuncia, poi nell'ultimo anno 8 denunce avevo. Insomma, nel 56 dovevo venire a casa dopo San Paolo, erano 3 mesi che non venivo a casa, ero a Como, e mi scrisse mia madre: Dante, non venire a casa perché c'è qualcuno che ti vuole sfidare a duello. Allora, sì, erano già conosciuti, poi anche tramite Folli, poi io Verlicchi lo conoscevo già, perché andavo nel suo studio anche da studente, tramite la scuola di arte di pittura di Folli. Sì, quando entravamo nei bar, il bar diventava un... no, hai mai visto quando un gatto va in mezzo a un branco di passerotti? Quando faceva il buco e Verlicchio faceva adesso, faceva addirittura da lontano. Un paese che veniva punzecchiato, sentiva che si punzecchiava con un giornale, cosa che oggi non avresti sicuramente questo effetto, perché non c'è più quella socialità che c'era allora, non c'è più. Stava venendo una mentalità che stava arrivando in tutti i paesi e si allontanava da questo modo di stare insieme, anche perché la gente cominciava a chiudersi in casa, c'era la televisione. Forse, che bei giorni.